Emergenza terrorismo a Milano. Ecco tutti gli obiettivi di Al Qaeda. A maggiore rischio il centro milanese. Piazza del Duomo, la stazione centrale, la sinagoga di Via della Guastalla hanno il bollino rosso del rischio attentati, insieme al consolato americano di Via Principe Amedeo. Ad alto rischio anche le tre metropolitane milanese, in cui sono stati triplicati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Roberto Maroni, ministro degli interni, ha rassicurato tutti, annunciando l'intervento dell'intelligence e schierando in campo più di 100 agenti per i controlli antiterroristici.